Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi ho portato un gioco nuovo e veramente molto particolare, che adesso andrò a spiegarvi. Si tratterà di un Prima Guerra Mondiale Simulator, ma non di Battlefield, bensì di un altro gioco chiamato Ordini di Guerra, Commands of War. E adesso vi spiegherò perché mi è piaciuto. Uno è tattico, abbastanza simulativo, calmo, quindi il mio computer non impazzisce per reggerlo. Infatti dovrebbe reggerlo senza lag. Noi saremmo forzati a essere questi, siamo nella prima guerra mondiale, potete vedere dai capelli, quindi il nazismo non c'entra. E noi saremmo tipo alleati, non so chi sono sti cazzoni qua, via, reclutiamo. E contro i tedeschi, alleati, cioè non c'erano nella prima guerra mondiale, tipo siamo francesi, inglesi, e siamo contro i tedeschi. Prima guerra mondiale, tema prima guerra mondiale. Beh, vi spiegherò bene le regole, quindi dovremmo cercare, penso, perché non ho ancora finito, le partite sono molto lunghe. Dovremmo cercare di raggiungere l'estremità e conquistare la loro trincea. Tuttavia, ovviamente, loro cercheranno di impedircelo. E ci abbiamo a disposizione un repertorio veramente molto ampio, quindi c'è anche molta tattica in questo gioco, ragazzi, di soldati. La parte che più ho preferito di questo gioco, ragazzi, è anche che... No, che più ho preferito, già è una roba molto carina, che aspettate che evoco un cecchino, no, non c'ho tempo. Qui adesso mi mette addirittura il nome dei soldati. Mi è piaciuta questa cosa qui che ti fa pensare che loro sono anche nella prima guerra mondiale, era così. Sono degli omini del cazzo che devono farsi massacrare, però erano uomini quelli della prima guerra mondiale, però funzionavano come robot, cioè va avanti e fate uccidere. E fa pensare sta roba qui. In ogni caso, ragazzi, qui la roba non va bene perché il nemico si sta infoltendo troppo. Facciamoci un cecchino, va, che ci aiuta. Nah, cazzo, la perdiamo la prima fila, sono di più. Vabbè che noi siamo anche coperti. Ok, no, no, ok, non ce l'hanno fatta, ma andiamo avanti cecchino. Ora vi spiegherò bene tutte le diverse classi, tutte le diverse personaggi che ci abbiamo. Quindi abbiamo il fuciliere che, come dire, spara un po' lentamente, ma è quello lì base, come dire, costa meno. È utile avere tanti fucilieri, sia perché anche loro fanno il loro dovere sparando, uccidendo. Però sono un po' come dire, la carne da macello, sono gli scudi umani. Più fucilieri hai, più possibilità hai di che sparino a loro e non magari al tuo cecchino, che è un'unità molto più importante. Quindi sono gli scudi umani, ragazzi. Qua c'è il mio cecchino che spara. Questi qua sono come i fucilieri, solo che sono un po' più utili e hanno un minimo di difesa anche. Sono utili per attaccare, perché vedete, qua spiega la difesa. Hanno un minimo di difesa anche quando sono esposti, quindi sono più utili per attaccare rispetto ai fucilieri. No, non durate qua. Cioè, cazzo, sono tanti anche loro. Porca vacca. No, 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 no. Guardate che riescono a uccidercelo. Guardate. No, no, la perdiamo questa. Ah, qui, sì, so già come funziona. Possiamo anche raccogliere l'oro. Per l'amor di Dio, ragazzi, stiamo durando, non ci credo. È un eroe. Era un eroe quello. No, andate su. Cavolo. Cecchino, bene, usiamo la medaglia per farci subito un cecchino. Bene, bene, dai, ce la possiamo fare, dai, dai, tutti addosso. Vai, cavolo. Poi ci abbiamo, mi sono bloccato ancora, il comandante che è un po' inutile, ma aumenta la possibilità di un soldato di sopravvivere, cioè aumenta l'efficacia dei nostri soldati. No, si attaccano, no, non stanno attaccando, via. Bombardamento subito. Che poi nella prima guerra mondiale ho sentito che se eri fortunato arrivava il bombardamento, altrimenti bombardava le tue linee. Cazzo, fa schifo però. Dai. Dai, che schifo. Non abbiamo preso uno. Forse ne abbiamo preso uno qua, ma dai, che boiata. Ok, e ci abbiamo infine anche la machine gun. Cioè la mitragliatrice. Oh mio, la mitragliatrice. Cioè, anche il nemico può collezionare queste robe qua. Quindi è meglio che ce le prendiamo tutte. E come dire, la machine gun fa un... Non attacca fino alle linee nemiche, perché il nemico è utile per attaccare il nemico ancora dentro le trincee, vedete, questo qua è morto per esempio. Però tuttavia, nel caso in cui il nemico attacchi, siamo un po' in difficoltà perché spara lentamente. Cazzo, c'erano anche loro un cecchino. Merda, dov'è il mio cecchino? Devo dargli l'ordine. Ecco qua. No! Ho fatto la boiata, lo prendo di sinistra, vedete, taglio. Merda, se sono giocata bene. La prima volta ho vinto praticamente, ragazzi, cioè li ho stracciati. Però stavolta se stanno giocando veramente bene. Ok, bene. No, fammi su. Qua otteniamo bonus quando clicchiamo. Ma gli può tenere anche il nemico. Abbiamo ottenuto un cazzo di niente. Ok, il comandante aumenta le possibilità di sopravvivenza dei nostri soldati, come già detto.
Però per la difesa dovremmo tenerci una machine gun, ragazzi, perché... Bene, quante robe. Porca troia. Ci riprendiamo la nostra terra ora. Vaffanculo, hanno capito. No, ma dai, doveva morire il bastardo. Eh no, non durate così, no che non durate. Quanti sono qui? Sono in tanti, ho paura. Facciamoci un cecchino, dico io. Merda. Questo qua ora ci attacca fin da distanza. Ok. Oro qua, sempre utile collezionarlo. Ok, no, avanziamo visto che sono soli. Avanziamo. Vai che li ammazziamo tutti. Ok, ora devo cercare di tirare giù tutti sti qua perché rappresenta una bella minaccia. Dai. Sparate al bastardo. Vai. Fate schifo. Bene. Non ci credo, bene. Abbiamo occupato la nostra linea. Cavolo, ok, ora dobbiamo fare assolutamente un bombardamento su questa linea qua in modo da... Molto bella la musica c'è sotto. Calma. No, che cazzo ho fatto? Ho sbagliato. Merda, ci bom... Dio buono. Quanto se la sono giocata bene questi. Sono cazzuti qua, sono cazzuti. Cavolo se però voi ora morite qua. Cavolo se ora voi morite qua. Ok, li abbiamo massacrati. E ci abbiamo anche il cecchino che farà i suoi danni. E come comandavi il cecchino? Ecco qua. Spara quello. Bene, morto il primo. No, aspetta, ok. Devo prendere il comando della situazione qui. Bisogna di un sacco di fucilieri, ragazzi, perché... possiamo avanzare, cazzo. No, si avanzano anche... No, avanti, avanti, dobbiamo riprendere postazioni. Siamo troppo presi male qua. È difficile il gioco, è difficile. Dai, ma fate schifo! Valete la metà dei crocchi. E il gioco è veramente molto lungo, ragazzi, ed è molto difficile. Ho visto molti youtuber esperti in tattiche, cioè che fanno principalmente cose tattiche, giochi tattici, neanche loro ce l'hanno fatta. Qui c'ho robe sbloccate, no, non posso ottenere soldi. Ok, no, basta, fine, va bene. Tra poco ci possiamo fare una mitragliatrice, cosa che sarebbe molto utile vista la situazione in cui ci ritroviamo. Dai, cavolo, devo tenermi i soldi. No, merda, c'è un cecchino. Qual è il loro cecchino? Questo qua. I cecchini vanno tirati su, giù il prima possibile, ragazzi, perché sono fastidiosi. Eliminare i cecchini è la priorità. No, non tiratemi giù il cecchino che è appena tornato. Dai, dai. Aspetta, però ne arrivano altri, però stiamo durando bene stavolta. Avanti. Bene, dai che voglio rinforzi massivi ora. Ok, bene, abbiamo ottenuto più due medaglie. Ecco qua, machine gun, potete vedere all'opera. La machine gun ha un raggio più elevato della mitragliatrice sarebbe. Più di ogni altra unità. Però come cecchino può attaccare solo quando è in trincea. E spara, è lenta come la miseria. E spara a raffica però, proprio... Demolisce tutto. Ora noi... Aspetta, no, no, no. I rinforzi, che poi qua li svoltiamo col cecchino. Tiriamoli via i rinforzi. Bene, qua è stato preciso. Dai, bene, guardate che preciso questa volta. Sì, è preciso per modo di dire. No, non durate qua. Guardate la machine gun cosa fa. Guardate cosa fa. Sono morti ancora prima. Non abbiamo subito perdite. Quasi. Non abbiamo subite. Cavolo, però finché fanno così tanto... Sono in così tanti. Qui c'è un cecchino, no? Teniamo i soldi per il cecchino, ragazzi. Teniamoci i soldi per un secondo cecchino. È anche molto bene tenere unità, non tutte in una fila perché con un bombardamento ci distruggono. Ma bensì tenerle su diverse file. Dai, cavolo, tiratelo giù però. Bene. Due cecchini, doppia potenza di fuoco, ragazzi. Bene, no, ma qui sono in tanti, vorrei fare un bombardamento qua in mezzo, che magari li prendiamo entrambi. Bene. Ok, ci stanno facendo massacrare l'uno dopo l'altro, questa roba qui mi piace veramente molto. Qui ci abbiamo, no, ma mi avvisa lui quando... no, si è sbloccato qua invece. Toh, dammi i soldi, da... Give me money. Machine gun, subito. Le machine gun però è meglio metterle... distanti, va avanti, no, sì, scusami, sì, so come si comandano.
Perché se no con un singolo strike ce le tirano giù tutte. Porca troia, dov'è il mio cecchino? Qual è il loro cecchino bastardo? Lui. No, lui è. Bene, l'abbiamo distrutto. No, è lui il cecchino. Bene. No, aspettate un attimo che le machine gun sparano intanto. Bene, machine gun, vieni qui. Vai su. Eccellente. No, non mi fido ancora ad attaccare, ragazzi. Ci prendiamo un po' di fanteria da... No, il comandante ci stava perché è buono in attacco. Basta cecchini ora. Abbiamo bisogno di fanteria da urto proprio per... È un comandante che ci aumenta le possibilità di sopravvivere. Cavolo, no, ma loro c'hanno... Eh sì. Ok, sì, ho capito. Però noi qui... Loro c'hanno una machine gun, ragazzi. Però loro si dimenticano che noi qui ci abbiamo un po' di cecchini anche. Moriranno tutti quanti l'uno dopo l'altro. Bene, più due di quel che dice. Bene. Cavolo, sto cazzo che voi venite a prenderci stavolta. Comandante, dove... Ah, merda. Ok, cecchino che fa sempre utile. Dai. Bene, almeno poi li abbiamo presi. Se proviamo Ashe, dovremmo anche mettere... Ecco qua, le perdite. I tedeschi, nonostante noi siamo sempre all'angolo, i tedeschi hanno subito ben 8, 16, quasi il triplo delle nostre perdite. E veramente molto bene, ragazzi. Veramente molto... 8, 16, sì, quasi il triplo. No, quasi di no. Più del doppio in ogni caso. E la situazione... Oh, no, avanziamo, avanziamo, dico io. Avanziamo ora che sono in pochi. Soldi. No, no, no. Ok, bombardiamo qui, ragazzi, che ho paura. Dobbiamo sfoltirgli le linee un po'. Fa che stiamo bombardando loro. No, non possono farci danni, no. Sono in pochissimi. Sì, è no. Bene, bene. Medaglia, medaglia. Ok. I cecchini... Li abbiamo persi tutti quanti, mi sa. Cavolo, cecchini e voi avanti. E noi ci teniamo anche un po' di riserve nelle seconde linee qua che ho paura. Ho veramente tanta paura. No, il cecchino invece deve andare avanti. Però ci teniamo un po' di fucilieri qua, ecco, dico io. Il cecchino serve per fargli secche le machine gun. E cecchino avanza. No, non tutti, vabbè, non importa. Cecchino, dove sei? Where are you, sniper? È nascosto. Ah, l'ho preso a caso, eh. No. No. Bene, guardate come si fanno massacrare bene ora. Cavolo, dov'è il mio cecchino? Eccolo qua. No, ho preso quello sbagliato, cavolo. Bene, almeno adesso l'abbiamo ucciso. No, è stato l'altro, mi sa. Occhio che a volte mancano anche. Bene. Via la machine gun. Bravissimi i cecchini miei. Cavolo, no, rinforzi massivi ora che avanziamo. Siamo pronti ad avanzare. Prima di tutto voglio essere sicuro che loro siano in pochissimi, così potremo ancora perdere noi. Cavolo, se potremo ancora perdere. Sì, no, sono in tanti perché se loro avanzano quando noi avanziamo, viene su un macello. Intanto io dico facciamone andare avanti solo un po'. Bene. Vai che voglio finirla questo gioco. Voglio riuscirci. Dai, cavolo, attaccate che abbiamo due machine gun che vi fanno il culo. Ce l'abbiamo almeno quante machine gun? No, abbiamo solo una, forse l'altra è morta. Ne vedo solo una per ora. Vai, vai, vai. Bene, qui dietro abbiamo tanti soldati, così se perdiamo la prima fila a caso ne bombardamenti. No, finché reclutano così non hanno soldi per. Poi ma sblocchiamo altre pergamene o come si chiamano. Cose per reclutarci, cose speciali. Vabbè, non ne ha importanza. Tanti i nostri cecchini gli stanno demolendo completamente. E tra poco, infatti, mi sa che riusciamo anche. Cazzo! Merda. Merda. Via, via, via. Avanti tutti voi, avanti tutti voi. Che bisogna tenerci da queste file qua. Bisogna. Bisogna assolutamente. Cecchino, tutti avanti. Ho fatto bene, vedete che ho fatto benissimo a tenermi le riserve. Cavolo, so fatto bene, non se... Non se l'aspettavano, madonna cara. No, bastardi di merda. Porca troia, artiglieria mira. Cosa ci facciamo? Una pergamena? Con la pergamena ci facciamo il comandante, quindi io dico... Ah, ho bisogno di una pergamena 500 di oro, quindi non basta. Ok, quindi voi andate avanti che in mezzo a voi c'è il cecchino. No, le pergamene servono comunque in ogni caso.
Cavolo, dai che sono sempre messi peggio, ragazzi, anche loro, ma un cecchino avanti. Dov'è il cecchino? Avanti i cecchini. E ci teniamo i rinforzi pronti nelle seconde file. Porca troia, no, che perdiamo il cecchino. Porca troia, pessima scelta, per forza. No, vai che forse sopravvive. Vai che forse sopravvive. Non mi morire, cecchino. Vai così. Sto cazzo che noi moriamo così. Avanti, avanti, tutti quanti avanti, ora possiamo farcela. E avanti voi ora, tutti quanti avanti. Sì, li abbiamo un po' mandati al massacro praticamente, ma a dettagli. Avanti, avanti, avanti. Tutti avanti. Sì, vai così, abbiamo preso il loro file. No, però qua li abbiamo persi di nuovo. Non c'hanno machine gun, vero? No, tutti quanti avanti, ragazzi, stanno per cedere. Gli stiamo demolendo. No, non indeboliamoci troppo le file dietro. Teniamoci sempre un po' di riserve. No. C'hanno il comandante, ma non è che se sei vicino al comandante sei salvo comunque. Cavolo, se sono salvi comunque, no. Il comandante ti gli doppa, che è una miseria. No, sto cavolo, noi continuiamo. Merda. Sì, sei un comandante, ma Madonna mia. Vabbè, ci abbiamo tanti rinforzi qua. Sto cavolo. No, dai, sono presi molto peggio di noi, ragazzi. Ci dobbiamo riprendere subito quella trincea prima che lo facciano loro. O almeno sta qua in mezzo, ragazzi. È lunga, ragazzi. Lo so, io dovrei anche andare dai Kriz alle 9 per registrare. Non sono solo le 47 appena. Vai, dov'è che forse loro. Vai, avanti tutti. Tutti avanti, abbiamo bisogno di cecchini qua. No, abbiamo fatto male. Stiamo fermi. Siamo messi stra meglio di loro con la nostra tattica difensiva. Bene, vai. Sì, però, Ha dovuto uccidermi un soldato prima di morire. Guardate quanti soldati, ognuno di loro ha un proprio nome, una propria storia. Tutti quanti moriranno. Cavolo, abbiamo bisogno di. Non possiamo. Cominciamo ad avere pochi soldi. Cioè, pochi soldi. Dobbiamo farci un cecchino e distruggere il comandante assolutamente. Tanto noi avanz voi avanzate anche voi. Certo, anche una machine gun mi piacerebbe. I carri armati non sono nulla di che in questo gioco. Ah, forse non ve l'ho spiegato, anche se mi dispiace. No, ve lo scordate. Ora sono. Gli dobbiamo demolire. Vale, dai, Dio buono. Bene, almeno qua li abbiamo presi, abbiamo fatto male. Questo qui è un colpo d'artiglieria preciso. Questo qui è artiglieria che spara a caso. Fa più colpi, però hai più possibilità di mancare. Sì, dovevo farmi un cecchino, ragazzi. Lo so, l'ho detto. Che cavolo, ci sta demolendo a uno. Avanti, avanti, avanti qua, se no ci bombardano qui. Bene. Perché? Dobbiamo uccidere il cecchino assolutamente. Cosa abbiamo ottenuto? No, più oro, quanto oro mi dai? Più 100, va bene. No, vai che ce le prendiamo le loro file, vai che ce le prendiamo, vai che ce le prendiamo. Bombardamento gratis, no, più oro. No, abbiamo bisogno di forza offensiva ora. Il cecchino, perché non ce lo possiamo fare? No, abbiamo perso di nuovo. Funzionava così la guerra di trincea, se voi non lo sapevate, cioè. Era un massacro, non è che tipo se si era bravi, no, eri mandato al massacro. No, uè. Qui rischiamo di perdere, ragazzi, non perdiamo la fila in mezzo. Bene, no, non la perdiamo, insomma. Soldati gratis abbiamo bisogno, soldati su soldati su soldati, bene. Abbiamo la fila che è contesa praticamente, un soldato là, un po' di soldati qua. Bene, bravissimo mitraglietta. Qual è il tuo nome, soldato? Non ha importanza, tanto morirai tra poco. Prima ci abbiamo avuto un soldato che è stato un eroe praticamente. Dov'è il mio. No, il mio sniper. Il mio sniper è ancora qua. No, ma non ho nulla da fargli sparare. Non ho nulla a cui fargli sparare, quindi stiamo buoni intanto. Sti qua le mitragliette sono più utili in attacco, però costano anche di più. E ce ne danno meno. Sì, vai che ora vinciamo. Si fanno massacrare. Cavolo, avanti, 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 su, avanti. Non me ne frega niente delle vostre vite, dovete servire il regime, il com. Bene, hanno solo due cazzetti, vai. Non possiamo. Ora vinciamo. Hanno finito i soldati.
Vai, vai, vai. Ancora avanti, ancora avanti, ancora avanti. Fregatevene. Vai, abbiamo vinto. Era una demo sta qua, ragazzi, quindi non so se mi dà altre missioni. Avanti, avanti, avanti. Sì, bravo il cecchino, che da mettere in difesa, però ha vinto comunque. Bellissimo, cioè. Il cecchino che deve stare in difesa ha vinto andando in attacco. Veramente, ragazzi, bravissimo sto cecchino. Missione completata, vittoria. Abbiamo appena conquistato la trincea nemica. Ben fatto, comandante. Però qua ora. Questa qui era una demo, ragazzi. E qui infatti mi chiederà di. Grazie per aver giocato ai comandi di guerra demo. La versione full, io spero sia un free to play, ma non penso che sarà. Conterrà più di 6 tipi di unità, che noi però abbiamo i fucilieri, i mitragliette, i cecchini, i comandanti e i mitragliatori. Quindi dovrebbe esserci anche il lanciafiamme, ecco. 5 differenti tipi di supporto, che fino a prima erano due tipi di bombardamento e il carro armato, che è inutile. Che voi vedete il carro armato che va avanti. È utile se lo combini a veri e propri attacchi, ma se lo mandi da solo è inutile. Effetti del tempo, carino. Varietà del terreno, carino, che magari ha anche influenza. Avevo detto che questo gioco era carino. Era promettente. Ah, autentica modalità di campagna e modalità schermaglia continua. E qua ci rimanda al menu principale. Quindi, ragazzi, il gioco è stato molto bello. Vi consiglio di provarlo, è una demo ed è gratis. E ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti. Inoltre, ci tengo a dirvi, non è finita, non è finita, non è finita. Che no, no, non era niente. Non era una boiata, ma non era proprio niente. Lasciate like e sostenetemi, perché i Chris fa troppi like, fa più visual di me con i gameplay. Certo, i miei MV poi fanno. Gli MV sono AMV, noi vorremmo fare tanti gameplay più che altro. Quindi sosteneteci con i gameplay. E i suoi gameplay però fanno più dei miei, e ciò non va bene. Dovete supportare più i miei che i suoi. Ovviamente sto scherzando. Ci si vede ai prossimi gameplay. Ciao a tutti.